Alcamo, un giovane arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. Marsala, un arresto della polizia per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Trapani, disfunzioni e tanti disagi tra i binari della stazione ferroviaria. Favignana, le isole disporranno di un piano di mobilità sostenibile. Calcio, ricevuta in comune la squadra di calcio della SD Marsala. Bentrovati, eccoci puntuali con l'informazione del TG Vallo. Iniziamo con le pagine della cronaca. La prima: i carabinieri di Alcamo hanno arrestato un giovane per evasione dagli arresti domiciliari. Sentiamo. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo effettuavano un controllo nei confronti di Piero Renda, tratto in arresto solo pochi giorni addietro e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per essersi reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. I militari però non lo trovavano presso il luogo di dimora. Immediatamente veniva diramato l'allarme e scattavano quindi le ricerche dell'evaso, che a detta dei familiari si era allontanato volontariamente nelle prime ore della notte per ignota destinazione. A seguito della ricerca, i carabinieri rintracciavano il fuggitivo e alle 10.30 del giorno successivo nel territorio di Alcamo, arrestandolo in flagranza di reato per evasione. Il giovane alcamese, dopo la formalità di rito, veniva dunque accompagnato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso una casa di cura del Marsalese in attesa del rito direttissimo. Il processo, svoltosi nella mattinata di lunedì scorso, si concludeva con la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la stessa casa di cura. Ancora cronaca, in occasione del lungo ponte del 1 maggio la polizia di Marsala ha tratto in arresto il pregiudicato Antonino Bertolino con l'accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, in particolare con il nostro servizio. Il commissariato di pubblica sicurezza di Marsala, in occasione del lungo ponte del 1 maggio, ha incrementato, così come già fatto per la ricorrenza della festa della liberazione il 25 aprile scorso, i servizi di controllo del territorio, orientati anche a scongiurare possibili atti predatori e al controllo dei soggetti sottoposti ad obblighi da parte dell'autorità giudiziaria. E proprio nell'ambito di tale dispositivo di sicurezza, personale della squadra volante ha tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale il pregiudicato Antonino Bertolino, marsalese, classe 1974. Questi, nonostante fosse da tempo sottoposto al regime di arresti domiciliari, veniva sorpreso in serata dai poliziotti della via Verdi a transitare per la via Salemi nei pressi del supermercato denominato Penny Market. Il nuovo vivente, alla vista della volante, che nel frattempo aveva rallentato la propria andatura ed intimato l'alta polizia, correndo si dirigeva per una stradina sferrata che si addentrava nel noto rione popolare della via Istria. A questo punto uno dei due operatori di polizia scendeva dalla vettura di servizio per inseguire il fuggitivo, che invano cercava di nascondersi sotto ad una vettura regolarmente parcheggiata. Una volta raggiunto Bertolino Antonino, iniziava a spintonare gli agenti, proferendo al loro indirizzo gravi offese e minacce. I poliziotti, tuttavia, riuscivano a contenere la furia dell'uomo, il quale, condotto presso gli uffici di pubblica sicurezza, veniva dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del pubblico ministero di turno, tradotto presso la casa circondariale di Trapani. Il dispositivo di sicurezza approntato in occasione delle festività ha già portato all'identificazione di numerosi soggetti e veicoli controllati in diversi posti di controllo nei vari punti nevralgici della città di Marsala e dall'elevazione di decine di contravvenzioni al codice della strada. Il Movimento 5 Stelle di Campobello di Mazara, con il proprio portavoce Tommaso Di Maria, ha inoltrato al primo cittadino campobellese Giuseppe Castiglione una mozione con la quale si chiede di organizzare entro la fine dell'anno scolastico una giornata della legalità nella quale venga realizzato un muro della legalità, muro sul quale ogni cittadino, ogni alunno, ogni consigliere comunale o amministratore che sia possa scrivere o disegnare ciò che pensa contro l'illegalità ed ogni tipo di associazione criminosa. La mozione è dedicata al ricordo di Pio La Torre, assassinato 36 anni addietro per mano della mafia. Ed ora, come di consueto, una piccola pausa pubblicitaria.
In occasione della giornata del 1° maggio, festa del lavoro, si è svolta al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro conferite dal Presidente della Repubblica. Nel corso della cerimonia sono stati premiati alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Regione anche 4 cittadini trapanesi e sono Giuseppe Fontana, Saverio Galia, Salvatore Grassa e Giuseppe Rillo. La prestigiosa ed ambita onorificenza ricevuta a seguito di particolari benemerenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa testimonia la laboriosità, la perizia e l'alto profilo morale dei lavoratori della nostra provincia. Il sabato 5 maggio alle ore 18 nella sala Labrune del Collegio dei Gesuiti il sindaco di Masera del Vallo, onorevole Nicola Cristaldi, conferirà 2 nuove cittadinanze onorarie ed una onorificenza civica di cittadino d'eccellenza. Le onorificenze di cittadinanza onoraria verranno conferite al professor Italo Parnetani, pediatra, scrittore, giornalista e saggista, ed anche a Sor Paola Pra, suora missionaria francescana, mentre l'onorificenza civica di cittadino d'eccellenza sarà conferita al dottor Pino Catalano, già medico sociale del Mazara Calcio e fondatore del blocco Mazara Forever. 20 milioni di euro ai comuni per consentire loro di redigere progetti per partecipare ai bandi europei. A comunicarlo è il deputato regionale dei 5 Stelle Luigi Sunseri, componente della Commissione Bilancio all'ARS e primo firmatario dell'emendamento approvato nella legge di stabilità 2018. La cronica carenza di infrastrutture e servizi nelle città, ha spiegato il deputato pentastellato, è imputabile anche al fatto che i comuni non hanno in cassa nemmeno i quattrini per progettare ed accedere ai fondi comunitari. Buone notizie inoltre per le imprese agricole. È stato infatti approvato un emendamento che prevede un fondo di rotazione di 200.000 euro per le piccole imprese che vorranno fare opere di efficientamento energetico. Cambiamo argomento, disfunzioni e disagi all'interno della stazione ferroviaria di Trapani. Sentiamo quali. Che la Sicilia, in fatto di ferrovie e trasporti ferroviari, faccia per così dire acqua da tutte le parti, non è sicuramente un mistero, soprattutto in questa parte di territorio della Sicilia occidentale, e ne sanno parecchio ovviamente tantissimi viaggiatori e pendolari costretti ogni giorno a convivere con disagi e disfunzioni che sono davvero alla portata quotidiana. Per quanto riguarda intanto la stazione ferroviaria di Trapani, è di oggi una nota stampa dell'ingegner Gaspare Barraco, coordinatore del Comitato Pendolari della Ferrovia, attraverso la quale vengono segnalate delle situazioni sicuramente poco compiacenti ad una sana fruizione dei propri diritti da parte dei viaggiatori. A cominciare dal fatto che nella stazione ferroviaria trapanese sono stati messi fuori servizio 2 binari che permettevano di far sostare i treni all'ombra e che ora invece sono costretti a sostare per ore sotto al sole. Ancora più assurdo poi aver attivato i 2 binari 4 e 5 che sono senza pensilina utili sia per il sole sia per proteggere dalla pioggia i numerosi viaggiatori. Inoltre non viene chiuso il passaggio dell'acqua calda nei tubi che serve per il riscaldamento invernale e così se si sale sui treni si trovano adesso 30 gradi centigradi. E per completare l'opera, conclude l'ingegner Gaspare Barraco, non ci sono le tende parasole in molte automotrici con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. Insomma, una situazione sicuramente poco edificante e soprattutto poco agevole. Cultura di impresa e semplificazione amministrativa. Resto a sud, questo è il titolo di 2 convegni a cura di Angi Sicilia, Invitalia e Università degli Studi di Palermo che si terranno il 7 e l'8 maggio a Palermo e Messina. I 2 incontri saranno caratterizzati dalle relazioni di esperti del settore, esponenti del mondo dell'imprenditoria, delle autonomie locali dell'Università. Si parlerà tra l'altro di misure di sostegno alle imprese meridionali, dei fattori determinanti per il successo di un'iniziativa economica, dei nuovi incentivi per fare imprese nel Mezzogiorno grazie alla misura Resta Sud, nonché di costi ed opportunità per gli enti locali del Mezzogiorno. La misura Resta Sud, ha dichiarato il presidente di Angi Sicilia, Leoluca Orlando, rappresenta un'opportunità straordinaria per i giovani sino ai 35 anni che intendono avviare un'impresa nel Mezzogiorno d'Italia. Svolta in termini di prevenzione e miglioramento della vita per le persone con diabete.
L'ospedale Paolo Borsellino di Marsala infatti è stato dotato di un nuovo dispositivo che si chiama CGM Eversense e che è impiantabile attraverso una piccola incisione orizzontale sul braccio. Si tratta in pratica di un sensore sottocutaneo che misura 24 ore su 24 il valore del glucosio che il paziente può leggere poi su un'app del proprio smartphone. Una vera evoluzione quindi che contribuirà a prevenire le complicanze nonché a migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono appunto di diabete. Ed ora una piccola pausa pubblicitaria. Il gruppo misto di minoranza all'interno del Consiglio Comunale di Marsala chiede le dimissioni dell'assessore Clara Ruggeri per gravi inadempienze. Secondo i firmatari di tale richiesta, che sono i consiglieri comunali Rosanna Genna, Giuseppe Piccione, Eleonora Melazzo, Dardo Rodriguez, secondo loro appunto l'assessore Ruggeri si sarebbe interessata in maniera non risolutiva ai problemi più volte posti relativamente alle questioni attinenti ai servizi sociali. E chiedono inoltre di sapere nelle mani di chi sono i servizi sociali, quali sono gli indirizzi politici dell'assessore e quali sono gli interventi sociali prodotti sino ad oggi e quale si intende portare avanti per il prossimo futuro. Le strutture alberghiere ed extraalberghiere di Marsala hanno l'opportunità ora di utilizzare in maniera gratuita un nuovo software per ricontabilizzare l'imposta di soggiorno. E quando comunica l'amministrazione comunale marsalese agli operatori turistici con una nota attraverso la quale sono stati invitati a partecipare ad un incontro formativo nella giornata di domani nel complesso San Pietro. Funzionari dell'ufficio tributi illustreranno pertanto questo nuovo software per facilitare, come prima si ricordava, gli adempimenti amministrativi legati appunto alla suddetta imposta di soggiorno. Spostiamoci nelle Egadi che avranno ora un piano di mobilità sostenibile. Lo strumento urbanistico verrà presentato nelle giornate di domani e dopodomani. Le Egadi avranno un nuovo piano di mobilità sostenibile. Lo strumento urbanistico verrà presentato domani e dopodomani. Domani intanto alle 9.30 al Centro Sociale di Levanzo interverrà il curatore del piano, l'ingegnere Claudio Nanni della società Sisplan di Bologna. Poi nel pomeriggio alle ore 16 a Palazzo Flori a Favignana verranno presentate le proposte di intervento sulla mobilità e sui trasporti. Infine venerdì mattina alle 10.30 l'appuntamento sarà al Centro Sociale di Marittimo. La realizzazione del piano è stata finanziata nell'ambito dell'accordo di programma quadro sullo sviluppo locale con i fondi europei. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità ambientale delle isole minori siciliane attraverso interventi tesi a migliorare la mobilità di persone e merci, nonché per ridurre gli impatti ambientali negativi e di costi sociali dovuti al carico di presenze turistiche, così come la riduzione dell'uso dell'auto, la promozione dei trasporti alternativi e a minore impatto ambientale, la riqualificazione delle infrastrutture e così via. Il piano regionale dei trasporti, nell'ambito del quale si inserisce quello egadino, ha assunto tra gli interventi prioritari quelli tesi a migliorare l'accessibilità alle isole minori e la regolarità dei collegamenti non solo marittimi. Previsto anche il piano di comunicazione, che è lo strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di una pluralità sinergica di obiettivi, in termini di diffusione delle informazioni, di formazione del consenso e di condivisione tra gli attori istituzionali, gli attori economici e la società civile. Si terrà domani 3 maggio alle ore 12 presso i locali dell'Istituto Abele Damiani di Marsala la conferenza stampa di presentazione di Enopolis 2018 che si terrà il prossimo 25 maggio presso il Podere Badia di Marsala. Marsala dunque città del vino ma anche capitale della migliore tecnica vitivinicola siciliana che ospiterà viticoltori provenienti da tutta la Sicilia per trascorrere insieme una giornata di alta formazione tecnica. L'evento, organizzato dalla testata giornalistica di agricoltura professionale AgriSicilia, è svolto in partnership con l'Istituto Damiani e con le cantine Colomba Bianca e Paolini. Previste l'installazione di oltre 20 stand di espositori con i migliori prodotti per l'agricoltura e la viticoltura e inoltre con le più moderne macchine agricole che saranno provate direttamente tra i filari dell'azienda Badia. Con un avviso pubblico a firma del direttore dell'istituzione Marsala Scuola viene portata a conoscenza della cittadinanza marsalese
che nel periodo 1-31 maggio 2018 sarà possibile presentare domande di iscrizione agli asili nido di Sappusi e di Amaberina per l'anno educativo 2018-2019. L'inserimento nella graduatoria è possibile soltanto per i bambini nati tra gennaio 2016 e maggio 2018. L'ordine di priorità è stabilito in base ai criteri indicati nel regolamento del servizio asili nido pubblicato sul sito istituzionale di Marsala Scuola. L'iscrizione agli asili nido deve essere effettuata esclusivamente con la procedura online collegandosi al sito www.marsalascuola.com e seguendo le procedure indicate dal sistema. Coloro che non hanno la possibilità di collegarsi online al sito possono rivolgersi al punto di assistenza presso la sede dell'istituzione. Ed ora siamo allo sport. La squadra del Marsala Calcio ne è promossa in Serie D, è stata ricevuta e premiata al comune della sindaca Alberto Di Girolamo e dall'assessore Andrea Abbaiate del servizio. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e l'assessore allo sport Andrea Abbaiate hanno ricevuto venerdì scorso nella sala giunta del comune la squadra di calcio del Marsala che ha vinto il proprio girone del campionato di eccellenza conquistando la promozione in Serie D. Abbiamo ritenuto doveroso, hanno dichiarato il sindaco e l'assessore, ricevere nella sede istituzionale questi atleti che hanno raggiunto tale importante traguardo sportivo per la nostra città di Marsala. Noi siamo stati vicini alla società e continueremo a farlo. Chi pratica sport in maniera professionale e seria, infatti, merita tutta la nostra fiducia e la nuova società del Marsala Calcio si sta comportando davvero bene. Da parte del Presidente della società Giuseppe Milazzo, l'appello alle forze imprenditoriali per dare ancora più solidità alla squadra, aggiungendo poi che rassegnerà il suo mandato di Presidente alla prossima riunione di Consiglio, ma che comunque sarà sempre a disposizione della squadra che durante tutto l'anno gli ha sempre dimostrato grande affetto. Una eventualità, quella delle dimissioni annunciate dal Presidente Milazzo, che a nome dei soci, per bocca di Mimmo Licavosi, è stata per così dire non auspicata, visto e considerato l'importante opera messa in campo dalla Presidenza del sodalizio azzurro. La città di Partanna si prepara ad accogliere il prossimo 9 maggio il prestigioso Giro d'Italia. La quinta tappa della storica corsa ciclistica attraverserà infatti la cittadina in occasione del 50° anniversario del terremoto del Belice. Il passaggio del giro sarà preceduto da eventi musicali, manifestazioni collaterali ed attività di promozione del territorio. La tappa, ricordiamo, partirà da Agrigento ed avrà come punto d'arrivo il comune di Santa Limpa. E con questa ultima nota di sport si conclude il nostro TG Vallo. Prima della chiusura vi ricordo che stasera in diretta da Televallo potete seguire lo spettacolo musicale con Maurizio Scugnizzi. È proprio tutto, grazie per averci seguito, alla prossima.